Buongiorno a tutti, quest'oggi siamo qui con Mister Cammarotto del Sestri Levante. Mister, chiedo un inizio difficile di campionato, con però buone prestazioni da parte della squadra, possiamo dire, due partite, ma ancora 0 punti. Da questa contro il Fossano cosa ha visto? Ho visto miglioramenti, hanno fatto sicuramente le cose che abbiamo provato e sapevamo della doppia alternativa del modulo che può usare il Fossano e abbiamo provato a fare le nostre cose. Siamo partiti male, non bene, il primo quarto d'ora, poi ci siamo un po' liberati un po' dalla tensione e abbiamo fatto una buona gara. Penso che poi dopo averla pareggiata, onestamente avevo la sensazione di vincere o di perderla, poi capitano gli infortuni nel calcio, li fanno in Serie A, ci manca solo che non li facciamo noi. È capitato un infortunio, abbiamo preso gol e poi lì è diventato un po' più complicato, un po' più chiusi loro, quindi trovare gli spazi diventa un po' più difficile, però dobbiamo lavorare, migliorare tantissimo e lavoreremo, quindi quello senza nessun tipo di problema. Sicuramente i risultati aiutano, magari sotto l'aspetto della fiducia, però non dobbiamo alla seconda giornata farci portare via la testa semplicemente dal risultato, che per l'amor di Dio conta, però secondo me ci si arriva tramite le prestazioni e abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a Pondonas. Poi dobbiamo eliminare certe situazioni di campo, ma non solo del loro, proprio gestionali di gara che fanno anche parte dell'esperienza e ci lavoreremo. Assolutamente, tra l'altro adesso avrete anche il turno infrasettimanale. Chiedo come arriverà la squadra lì, mentre possiamo dire carica dalla prestazione, carica da un inizio un po' così così, forse la mentalità è quello che potrebbe essere la carta in più per la sua squadra. Sì, beh, stiamo lavorando su quello dal 2 di agosto che siamo dietro questo tipo di lavoro, quindi a livello di mentalità abbiamo modificato delle cose rispetto magari a quello che certi ragazzi che erano qua e certi che sono arrivati hanno fatto nelle annate precedenti, quindi è l'aspetto sicuramente più complicato. Ci stiamo lavorando, stiamo migliorando, ci sono tanti ragazzi che sono la prima esperienza in questa categoria, quindi gli va dato il tempo di crescere, di maturare, però so di avere a disposizione una squadra che ha qualità comunque, una squadra che sa giocare a calcio a livello individuale, tecnicamente, e stiamo lavorando per trovare il giusto equilibrio. Quindi mercoledì arriviamo sicuramente un'altra partita difficile, perché comunque è una squadra tosta, con un allenatore che conosco, quindi so il tipo di mentalità che ha e ce la giochiamo come abbiamo fatto le altre, a viso aperto sicuramente. Grazie mille, mister. Grazie a voi. Si aspettava.